Io sono stato dipendente per tantissimi anni e ridevo come tutti gli altri quando dicevano: ah, è impossibile che paghi tutte quelle tasse. Fidati che quando sei in proprio, quelle tasse le paghi tutte e anche quegli interessi se non le paghi subito. Tra le varie promesse fatte in campagna elettorale si è parlato insomma di un abbassamento delle tasse. Lei l'ha percepito? Qualcosa si è smosso? Ancora presto. Al momento non ho informazioni concrete, sono tutte cose che si dicono, però dobbiamo ancora vedere con le prime dichiarazioni dei redditi come andrà a finire. L'abbassamento delle tasse non è avvenuto nonostante tutte le promesse che loro hanno fatto. Nel settore agricoltura c'è ancora molto da fare sicuramente per poter continuare, anche a livello dipendenti, a livello tasse, a livello di tutto. Non cambia nulla, ci vorrebbe qualcosa di diverso. Anche se calano l'1% sono stati bravi. Comunque qualche tassa in più ce l'hanno già messa per il fatto della fatturazione elettronica. Stiamo aspettando e vedremo i risultati probabilmente del lavoro che stanno facendo entro qualche anno, entro 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi. Bisogna lasciare alla gente il tempo di lavorare. A me sta bene il reddito di cittadinanza, sta bene tutto quello che loro per le pensioni, per tutto, perché è giusto aiutare, però devono aiutare anche chi lavora per conto proprio, solo i lavoratori autonomi, no? Danno poi lavoro ai dipendenti. Bisogna che il governo si metta in condizione di pagare le tasse volentieri, questa è la cosa grande, e che le paghino tutte. Io spero in un reale conteggio degli incassi, dell'utile, e non questi studi di settore che hanno sempre rovinato comunque anche aziende piccole. Per esempio, noi siamo una start-up e abbiamo bisogno di tempo per concretizzare il fatturato. Non aspetto con fiducia, perché secondo me bisognava già fare e dare, perché se uno in tempo di elezione fa delle promesse deve essere anche poi pronto. Sono politico per natura perché li ho votati tutti e mi hanno deluso tutti, però almeno questo qua è un governo giovane, non si vedono le solite mummie e francamente forse sono gli unici che meritano ancora un po' di speranza.